nuovissimo video. Oggi siamo qua su Rise of the Tomb Raider. Allora, Alta Marea trova il modo di fuggire con l'Atlante. Ok, nel precedente episodio abbiamo anche preso l'autorespiratore. Che cos'è un autorespiratore? Permette a Lara di respirare per tempo illimitato sott'acqua e in più dobbiamo appunto fuggire con l'Atlante perché l'abbiamo preso. Quindi se non avete visto l'episodio precedente, andatelo subito a vedere perché è stato un episodio epicissimo. Andatelo a vedere, non voglio spoilerare niente, eccetera, eccetera. Quindi, ok. Devono essere allora, continuiamo, ne dobbiamo andare. Usare. Devo solo trovare. Da due parti. Ok, andiamo di qua, che è vicino. Ok. Allora, c'è una porta, dove dentro, ok, sono questi barili. Altri contenitori di fuoco. Intanto, sì. Ce ne sono tantissimi. Vorrei esplorare. Devono averli messi qui per questo. Visto che questo posto è immenso. Vorrei esplorare. Ah no, ok, se ci fosse qualcosa in realtà. Ok. Non c'è niente, quelle robe non so cosa sono. Lì c'è un qualcosa, forse possiamo utilizzare quello? No, ok. Allora, che cosa dobbiamo fare? Allora, qua vedo che le corde le possiamo sicuramente unire. Perfetto. Ok. Ok. Ancora. Poi dietro possiamo fare qualcosa. Ok. Ah, oh, perfetto. Ah, forse ho capito, ragazzi. Allora, forse ho capito. In questo metodo, e adesso spingiamo quel barile. Forse ho capito. Spingiamo quel barile. Girando, lo facciamo andare qui sopra, poi lo spingiamo di nuovo e andiamo qua, perché come potete vedere non c'è niente. Ah no, c'è, ci sono i bambini. Però pensavo succedesse qualcosa, perché non potevo avere ragione? Cattiveria pura, ok, vabbè, comunque. Allora forse ho ragione, allora proviamo un attimino, spingiamo un attimo questo, ok, e quello lo dobbiamo far girare, quindi, cioè veniamo in questo verso di qui, ok, e poi ancora una volta, e quello va su, giusto? No. Oh, oh, oh. Ho capito. Devo fare un'altra volta. Sì. Ok, quindi spingiamo anche questo. Adesso stanno pari. Ok. Adesso come faccio a togliere sta roba? Aspettate. Come faccio adesso più che altro a togliere questa? Aspetta. No. Oh, aspetta. So come riprendere il mondo. Allora. Sì, un attimo. No. Così. Ci stanno fuori di nuovo adesso, no? Sì, ok. E quindi. Vai, mentre sta qui, vai! Spero ne basti uno. Quando andiamo qui? No, non si può, ok. E vai, no! Ho un'idea. Ok. Quindi uno è praticamente andato. Credo che questa è la parte più facile, perché io di solito negli enigmi così vari non ci riesco mai. Quindi credo che quell'altra parte sia quella più difficile e ci andiamo domando a questo punto.
credo che facciamo prima. E forse no, perché sono le cascate. Vabbè, andiamo di qua. Vediamo anche se troviamo qualcosa di utile. Qui c'è gente morta. Però c'è una parte dove possiamo andare. Ah no, ok, qui c'è piedi. Però non siamo stati noi ad ucciderlo quel tizio. Abbiamo detto che era vivo un minuto fa, non so chi, ma di certo non siamo stati noi. Quindi anche questa cosa mi, insomma, è preoccupante anche per noi. Signore, come uccidere? Ma mi scusi, Ok. Spero non ce ne siano altri. Mi servirà un altro contenitore. Di che cosa? Un contenitore di che? A proposito. Questo deve essere il posto in cui preparavano i componenti per il fuoco greco. Ok, qui, ok, possiamo utilizzare. Siamo nel divo di una parte superiore. Che qui possiamo aprire, ok. C'è una porta. Ok, mi servirà un altro contenitore. Ma contenitore di cosa? Oh, santissima Maria, di che cosa? Un contenitore di che? Ma di che? Non mi fa arrabbiare, su. Oh, sì, ok. No, me l'avevo visto. Cos'è? Allora, qui c'è un rampino. Qui c'è un altro, ma va nella stessa posizione, quindi ok. Che merda è? Wow! Che paura! Che paura! Ok. Lo stendardo dell'esercito del profeta veniva montato sopra una bandiera e trasportato dal portabandiera. Ok. Qui non c'è niente, quindi vediamo di qui. Abbiamo visto tutto. Apriamo questa. C'è qualcos'altro qui di interessante? Non mi sembra. Di qui neanche. Devo prima trovare un contenitore di fuoco greco. Ok, non possiamo passare per di qua. Di cattiveria. Qui c'è qualcosa. Sì, morito, ok. Stiamo esplorando un pochino, ragazzi, perché è veramente un posto immenso. Mi sono curiosa anch'io se magari troviamo qualche documento che ci potrebbe interessare o meno. Devo prima trovare un contenitore di... Davide, delle monete. Non credo di aver finito. Dovrò ritornare. Ok, quindi qui dobbiamo fare sicuramente qualcosa. Giusti nell'impoglio. What? No, ok. Ah, ma da qui possiamo andare, perché... ok. Però non ci serve molto, anzi, forse sì. Allora, noi andiamo di qua. Possiamo passare qui, ma c'eravamo andate prima? Insieme a tutti questi componenti esplosivi. Non mi sembra c'eravamo andati qua prima, No. Però non c'è niente di interessante. Oh, sì, invece. Prendiamo tutto che è sempre buono. Ok. Cavolo. Allora, facciamo uscire questo dio e... Meglio la pistola a questo punto. Così però adesso dobbiamo uscire in alto, sì. Siamo sempre la pistola se serve qualcosa.
Ah, ok, adesso scende. Se solo riuscissi a usarla. Forse ho capito, No, ma già. Forse ho capito. Allora, facciamo così. E se si può... no, però... non credo. Aspetta, aspetta. Perfetto, funziona? Sì, funziona, funziona. Sono un genio, ragazzi, oggi. Sì, perché però ho fatto matematica, quindi ho la mente fresca. Ah, ok. No, usare questa, boom. E ce l'ho più fatta, ragazzi. Beh, comunque, tutto, cioè, tutto ciò. Alla fine, a quale scopo? Ah, ok. No, perché magari Lara fa questa cosa a casa. Andiamo... Ma chi sono sti tizi? Oddio! Fuga dall'archivio, corri verso la salvezza. Ma chi sono? Chi sono? Non mi sembra per niente la Trinità a me, eh. Poi fate voi. Sbrigati Lara! Arrampicati più velocemente. Eh sì, vabbè. Arrampicati più velocemente che puoi. Rattino, rattino, rattino. Ok. Volete le bruzzerite? No. Sì, ma. Appunto. Allora, ce dobbiamo curare. No, non credo sia il momento adesso di curarci. Vai, vai. Wow. Ok, ci serve il bambino. Se non può, ci servirà uno del bambino più. È pronta? Fare di tutto, ma non acquistare il mix, sinceramente. Ok. Ci sono. Ok. Lanci tremende. Ok, sinceramente queste sono le parti più ansiose, ma sinceramente secondo me sono quelle più belle. Dove scappiamo? Sì, ma siamo a fuoco! Ok. Sì, ma siamo praticamente... cavolo! Forse ce l'abbiamo fatta, grazie. Forse sì, sono cascate. Ce l'ho fatta. E perché siamo salve, forse, eh? Sono uscita. Proprio così. Lara, grazie al cielo stai bene. Porta l'Atlante nel nostro osservatorio sulle montagne. Arrivo. Ok. Ma adesso possiamo fare così tutto il tempo che vogliamo. Ok. Siamo libere di fare ciò che vogliamo. Wow. C'è qualcosa lì? Sì. Ah, però... evidentemente no, perché non possiamo andarci. Comunque qui comunque c'era qualcosa, perché se ci sono delle scale significa che qui l'acqua prima non c'era, o mi sbaglio? Forse qui c'è qualcosa. No. Subito, dobbiamo andare di qua. Sembra che sotto non ci sia niente. Qui ci sono queste, mi sembra nient'altro. Qui c'è questo che potrebbe esserci molto utile. Ok. Ah, componente per pistola pesante. Tanto è bello, 1 su 4, vabbè. Si celebra la costruzione di una grande città. Kitesh. Quindi? Siamo vicini a Kitesh? Cioè, Lara. Siamo a Kitesh? Lara, sei lassù! Jonah, sei tu! Cosa? Tesoro, sei viva! Lo sapevo! Santo cielo! Jonah, che cosa ci fai qui? Dove sei? Sono qui sopra, in una specie di fortezza. Devi ringraziare Jacob.
Lui e i suoi mi hanno trovato mezzo morto nella tondra. Non posso credere che tu sia venuto a cercarmi. È così difficile da credere. Ti avevo detto che ti avrei protetta. Non avrei potuto lasciarti da sola. Sto arrivando da te. Non ti muovere. Non ci penso neanche. Che fa? Stai attenta. Ma per... come cavolo fa? Perché così velocemente? Vabbè. Incontro. Trovo una sala per attraversare le montagne e arrivare all'osservatorio. Ok, siamo praticamente tornati al villaggio. Questo mi sembra che lo chiamano villaggio, insomma, in basso, villaggio in basso. Ok, non mi interessa delle tombe. Voglio rivedere Jonah, sinceramente. Ok, un tizio. Ma sono felice che tu sia ancora tra noi. La valle brulica di invasori, ma dove possiamo, li stiamo respingendo. Se vuoi darci una mano, sei la benvenuta. Sappiamo che possiamo fidarci. Certo, certo. Qui forse possiamo salire. Ormai penso sempre al rampino ogni volta che qualcosa è troppo alto, perché ormai senza di esso non so cosa farei. Mio padre è scomparso. La scorsa notte gli ho detto degli invasori e delle armi che hanno a disposizione e al sorgere del sole era sparito. Thrill mi ha detto che sarebbe tornato, ma il giorno volge quasi al termine e nessuno l'ha ancora visto. Temo che possa aver fatto qualcosa di avventato. Quell'incosciente. Abbiamo bisogno di lui, ora più che mai. Uno di loro scomparve. Sembra fosse un personaggio importante. Già, già. Allora, mi sembra di avere due vie. Una che appunto andiamo al villaggio. E un'altra dove proseguiamo di qua. A questo punto, già che ci siamo, proseguiamo di là. Perché lui sta guardando lì. Cioè sta guardando verso il villaggio. Quindi significa che ci sono lì i basuri. E non voglio combattere perché sono appena scappata da tizi che non conosco e non voglio sapere l'identità. Quindi andiamo avanti. Che bello però, eh. Ok. Oh oh. No, 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 io voglio. Voglio un attimo. No. Ah, aspetta. Ok. Ehi! Ok. Le piume sono veramente rare. Non le prendiamo, non ne prendiamo un po', non so da quanto. Quindi se ce le troviamo davanti è meglio prenderle. Sasso, sasso, sasso. Ok. No, l'armonia ha capito tutto. Jonah! Eccolo! Ciao! Noi, eccoci, non mi importa niente. Prima di andare, perché sicuramente partirà un video, voglio vedere qualcosa di qua. Agios Ateus, Agios Prophetus, Agios Satanatus. Poverino, molto buon video, sembra. Agios Ateus, Agios Prophetus, Agios Satanatus, Eleisonimas. Ciao. Tipo noi, ok. Arrivederci. Comunque. Andiamo da Jonah, sbrighiamoci. Jonah! Hai un aspetto orribile. Orribile, ma felice. Avevo ragione, Jonah. Mio padre aveva ragione. La sorgente divina esiste. Io vorrei che fosse qui per vederlo. Sarebbe orgoglioso. Sofia mi ha detto cosa hai fatto per il suo popolo. Lara, lieta di rivederti. Jacob ti sta aspettando nell'osservatorio.
morto davvero. I fondatori di Kitesh erano abili artigiani. Utilizzavano questo posto per guardare l'Atlante. Ecco. John, prova con quelle catene. Ok. Incredibile. Devono averlo usato per pianificare la costruzione della città. Come antichi progetti. Esatto. Tutto si dirama da questo punto. Ciò vuol dire che il centro della città è sotto il lago. Ma qualcosa non va. La cattedrale, dove c'era l'Atlante, è dal lato sbagliato della mappa. Continua a ruotarlo. Stop! Ecco qui. Kitesh non è sotto il lago. È sotto il ghiacciaio. La sorgente divina deve essere lì. E come attraversiamo tutto quel ghiaccio? Aspetta. Questo sentiero porta alla città. La cattedrale è qui. E la torre dall'altra parte. Questo significa che l'entrata della città di Kitesh deve essere... qui! L'entrata di Kitesh è qui! Tu lo sapevi? Abbiamo molto tempo. La Trinità non ci metterà molto a scoprire dove si trova la sorgente. Ma devo andare a cercare John. Anche a costo di rinunciare alla verità che stai cercando. Hai rischiato la vita per venire con me. L'ho quasi perso una volta. Mai più. Allora vai. Fai quello che devi. Se John è vivo, sarà rinchiuso nel vecchio gulag sovietico. Non avrei mai voluto rimettere piede in quel luogo orribile. Ma non posso lasciarlo nelle mani della Trinità. Il salvataggio segue l'elicottero della Trinità alla vecchia stazione meteorologica. Lara!
Stai bene? Sì, sono alla vecchia fucina vicino al Gulag. Sto per entrare a cercare John. Conosco il posto. Avevamo nascosto delle armi lì intorno durante il primo attacco alla Trinità. Potrebbero servire. Grazie, Sofia. Ci vediamo quando esco. Bene ragazzi, comunque direi che possiamo fermarci con questo episodio. Lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!